di addentrarci nell'argomento di questo quaresimale, potremmo riassumere quanto abbiamo detto in merito alla grazia. Dio ha creato gli esseri intelligenti, angeli e uomini, chiamandoli a un destino soprannaturale, cioè superiore alla loro natura. Questo destino soprannaturale consiste nella partecipazione alla vita divina, alla vita della Santissima Trinità, mediante la visione beatifica. Saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è, scrive l'Apostolo San Giovanni. Questo fine soprannaturale è superiore alle capacità e alle esigenze di qualsiasi natura creata. Nessun angelo, per quanto elevato nella sua natura, è capace con le sue sole forze di vedere Dio. E allora, perché ciò sia possibile, è necessario che l'angelo sia elevato al di sopra della sua natura mediante un dono speciale di Dio, un dono gratuito, che appunto perché gratuito viene chiamato grazia. La grazia è dunque quel dono di Dio che eleva la natura, rendendola capace di vedere Dio, cioè di partecipare alla gloria del cielo. Per questo si dice che la grazia è il germe della gloria. Ora, la grazia, anticipando un po' quello che diremo nei prossimi quaresimali, è di due tipi: la grazia santificante e la grazia attuale. La grazia santificante è un dono che sopraeleva l'anima e la rende capace della vita divina. È una qualità stabile dell'anima che la rende luminosa, che la rende splendente, come quando un cristallo trasparente è investito da un raggio luminoso che diventa partecipe delle proprietà della luce. O come un altro esempio, quando un ferro arroventato diventa partecipe delle proprietà del fuoco. Ecco, così è l'anima in grazia di Dio. Rimane una creatura, però assume delle proprietà divine. Questa è la grazia santificante. E perché santifica e rende partecipi alla vita divina, in una parola ci rende figli di Dio? La grazia attuale, invece, è un aiuto che Dio dà all'anima, perché l'anima possa agire in maniera soprannaturale. Può essere una illuminazione dell'intelletto o un rafforzamento della volontà. L'uomo ha bisogno della grazia attuale per agire come figlio di Dio. Possiamo allora schematizzare così la differenza fra la grazia santificante e la grazia attuale. La grazia santificante modifica il nostro modo di essere, facendoci diventare figli di Dio. La grazia attuale modifica il nostro modo di agire, facendoci compiere gli atti propri dei figli di Dio, cioè facendoci agire in modo soprannaturale, facendoci compiere delle cose che con le nostre forze non saremo mai in grado di compiere. Abbiamo quindi compreso qual è la situazione dell'uomo e dobbiamo anche ribadire che dopo il peccato di Adamo la situazione si presenta drammatica, possiamo dire quasi tragica. L'uomo è in uno stato di rottura con Dio, non si trova più nell'amicizia con Dio. È soggetto quindi al dominio della morte. Tu sei polvere e in polvere ritornerai. È immerso nei dolori, nelle sofferenze fisiche, morali, è in preda alle passioni cattive che fanno guerra nell'anima. Questa è la situazione dell'uomo, dell'umanità, dopo il peccato originale. L'uomo è spogliato di tutti i doni soprannaturali, dei doni preternaturali, ed è indebolito nella sua natura.
Anche la sua libertà naturale ha perso parte del suo vigore. Ora, in questo stato, che cosa può fare l'uomo se Dio non lo aiuta? Ecco la domanda che adesso ci poniamo. L'uomo può uscire dal suo stato di perdizione, di peccato? L'uomo può salvarsi con le sole sue forze? Fino a che punto è necessario l'aiuto di Dio, il soccorso della grazia attuale, come abbiamo visto, di Dio? San Tommaso affronta il problema della essenza della grazia, cioè della sua natura, chiaramente nella Summa Teologica, e dice che la grazia si distingue sia dalla predestinazione sia dalla giustificazione. E mi spiego. Mentre la predestinazione è il piano eterno programmato da Dio per la salvezza dell'uomo, la grazia è l'esecuzione di questo piano. Più precisamente è un dono soprannaturale posto da Dio nell'uomo. Mentre la giustificazione è il passaggio dal peccato alla grazia. La grazia stessa è un dono permanente, abituale. E la prova è la seguente, dice San Tommaso. Alle creature di ordine naturale, Dio non provvede soltanto muovendole agli atti naturali, ma donando loro le forme e le facoltà che sono i principi di tali atti, affinché da se stesse tendano ad esse. Ed è così che i moti impressi da Dio diventano connaturali e facili alle creature, secondo le parole del libro della Sapienza. Tutto dispone con suavità. Perciò, a maggior ragione, egli infonde forme o qualità soprannaturali in coloro che muove al conseguimento di un bene soprannaturale, mediante le quali li muove a raggiungere i beni eterni con suavità e con prontezza. Ecco quindi il dono della grazia, è una qualità. Proprio perché la grazia perfeziona direttamente l'anima, non è una qualche facoltà, e San Tommaso esclude proprio che si possa identificare la grazia con la virtù in generale o con qualche particolare virtù, ad esempio la fede, la carità. Pertanto, continua San Tommaso, da luce della grazia, che è una partecipazione della natura divina, è distinta dalle virtù infuse che da essa derivano. La grazia continua risiede nell'essenza dell'anima. Infatti l'uomo, come partecipa alla conoscenza divina con la virtù della fede, mediante la facoltà dell'intelletto, e l'amore divino con la virtù della carità, mediante la facoltà volitiva, così partecipa alla natura divina, secondo una certa somiglianza, come una nuova generazione o creazione, mediante la natura dell'anima. È chiaro allora che gli effetti della grazia, sono molteplici nell'uomo. Anzitutto, come abbiamo visto, la giustificazione, che è il primo effetto, quindi la partecipazione alla vita divina. Partecipazione che si esprime attraverso le virtù teologali della fede, della speranza e della carità. E noi sappiamo che se da una parte tutti gli uomini desiderano il bene, tanto nelle parole quanto nelle azioni, questo desiderio mira sempre a qualcosa di buono. Ma proprio da questa apparenza di bene spesso restano ingannati.
La natura è scaltra, alletta molti uomini, a volte irretisce, a volte inganna. E inoltre la differenza tra la natura e la grazia è che ha sempre fine se stessa. La grazia, al contrario, cammina con semplicità, evita il male sotto qualsiasi aspetto esso appaia. La grazia non tende insidie, opera tutto rettamente per amore di Dio, nel quale come suo ultimo fine trova la pace. La natura invece mal sopporta ad essere mortificata, non vuole subire pressioni, né essere soffocata, né sottostare, né piegarsi. La grazia invece attende alla propria mortificazione, resiste alla sensualità, desidera ad essere vinta, non vuole far uso della sua libertà. Ama ad essere tenuta sotto disciplina. Non ha cupidigia di prevalere su alcuno, ma aspira a vivere e a mantenersi sempre sottoposta a Dio. E per amore di Dio, la grazia è pronta a piegarsi umilmente ad ogni creatura umana. La natura invece s'affatica per il suo vantaggio e bada a quanto guadagno le possa venire dagli altri. La grazia invece considera non il profitto ed il vantaggio, ma piuttosto quello che possa giovare agli altri. La natura si compiace degli onori e degli ossequi, mentre la grazia attribuisce lealmente a Dio ogni onore e gloria. Compie tutto, ad maiorem Dei gloria. La natura teme la vergogna, il disprezzo. La grazia invece gode di patire ingiurie per il nome di Gesù. La natura ama l'ozio e gli agi del corpo. La grazia invece non può starsene inoperosa ed accetta con piacere la fatica. La natura cerca di possedere cose rare, belle, mentre detesta quelle comuni, quelle grossolane. La grazia invece si compiace delle cose semplici ed umile, non disdegna quelle rozze, né rifiuta di vestirsi di vecchi panni. La natura tiene l'occhio rivolto ai beni temporali, gioisce dei guadagni, si rattrista delle perdite, si irrita per una parola lievemente offensiva, si giustifica continuamente. La grazia invece mira ai beni eterni e non si attacca alle cose temporali, né si agita per la perdita di cose materiali, né si inasprisce per parole un po' brusche, poiché ha posto il suo tesoro e la sua gioia in cielo, dove nulla perisce. La natura ancora è avida e prova più piacere nel prendere che nel donare. Ama ciò che le appartiene personalmente, mentre la grazia è pietosa. Condivide ciò che ha, rifugge dalle cose personali, si accontenta di poco. Giudica che c'è più gioia nel donare che nel ricevere. La natura ancora tende alle creature, al proprio corpo, alla vanità, alle distrazioni. La grazia invece attira Dio, alle virtù. Rinunzia anche alle creature, fugge il mondo, odia i desideri della carne, frena il desiderio degli svaghi, si vergogna di comparire in pubblico. La natura gode volentieri di qualche divertimento esteriore nel quale trovino diletto i sensi. La grazia invece cerca la consolazione soltanto in Dio, il compiacimento del sommo bene, elevandosi sopra tutti i beni sensibili. La natura fa tutto per il proprio guadagno,
per il proprio vantaggio. Non sa fare nulla gratuitamente, ma spera sempre di ricevere per il benefatto un compenso uguale o maggiore o lodi e favori, e brama che siano molto apprezzate le sue azioni, i suoi doni. La grazia invece non cerca nessun compenso temporale, né domanda, e vuole come mercede nessun premio se non Dio solo. Delle cose materiali, pur necessarie, non desidera più di quanto le possa servire al conseguimento dei beni eterni, però. La natura si compiace delle molte amicizie, delle parentele, si gloria dell'alta posizione sociale, sorride ai potenti, i ricchi, applaude. La grazia invece ama anche i nemici e non si inorgoglisce per la quantità degli amici, né dà importanza all'alta posizione sociale, se non in quanto ci sia stato in esso una virtù più grande. La grazia favorisce più il povero che il ricco, simpatizza più per l'innocente che per il potente, fa festa con chi dice la verità e non con chi mentisce. Esorta sempre i buoni ad aspirare ai doni spirituali sempre più grandi, come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, e ad assomigliare per le loro virtù al Figlio di Dio. La natura ancora, se qualcosa le manca e le affligge, subito si lagna, mentre la grazia sopporta con fermezza la povertà. La natura volge ogni cosa a suo favore, combatte, discute per i propri interessi. La grazia invece riconduce tutte le cose a Dio come al principio dal quale esse hanno origine. Non attribuisce a sé nulla di buono, né presume di sé con superbia. Non muove contestazioni, né fa prevalere su altri il proprio parere, ma in ogni suo sentimento e pensiero si sottomette all'eterna sapienza e al giudizio di Dio. La natura è smaniosa di conoscere cose segrete, di sentire le novità. Vuole apparire bene all'esterno e fare molte esperienze per mezzo dei sensi, brama di essere conosciuta, di fare ciò da cui nascono lode, ammirazione. La grazia, al contrario, non si cura di conoscere novità e curiosità, perché tutto ciò è nato dall'evoluzione del vecchio, non essendoci su questa terra nulla che sia nuovo e duraturo. La grazia, pertanto, insegna a frenare i sensi, ad evitare la vana compiacenza, l'ostentazione, a tenere nascosto umilmente ciò che sarebbe degno di lode ed ammirazione e a cercare in ogni circostanza ed in ogni scienza il vero profitto, cioè la lode e la gloria di Dio. La grazia non vuole che si faccia pubblicità a lei e alle sue opere, ma desidera che nei suoi doni si benedica Dio, che tutto elargisce per puro amore. Questa grazia è una luce soprannaturale, uno straordinario speciale dono di Dio, un segno distintivo degli eletti, è un pegno dell'eterna salvezza. Essa innalza l'uomo all'amore terreno, e questo amore lo porta all'amore celeste e lo trasforma da carnale a spirituale. Perciò, quanto più si domina la natura e si vince la natura, tanto maggiore grazia ci viene infusa, e di giorno in giorno, per nuove visite celesti, l'uomo interiore si trasforma secondo l'immagine di Dio, ma non secondo un'ascesi fine a se stessa, disprezzando la natura, anzi, ma avendo quella capacità che solo attraverso la grazia noi arriviamo a Lui.
E allora è chiaro che il rapporto tra natura e grazia, come abbiamo visto in queste sorte di contrapposizioni, corrisponde a quello che con la teologia scolastica medievale si cominciò a chiamare rapporto fra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale. Sebbene l'espressione soprannaturale non si trovi nella Sacra Scrittura. Ma è importantissimo il concetto espresso da quel termine, cioè il mondo della grazia e dei magnalia dei, cioè le opere del Signore, i magnalia dei, è superiore a livello ontologico della creatura naturale. Questo mondo misterioso, sconfinato, meraviglioso, appartenente all'ambito divino che trascende la natura umana e le sue più alte aspirazioni naturali. Allora è chiaro che il rapporto fra natura e grazia è simile anche al rapporto che c'è fra grazia e libero arbitrio, lo possiamo ben intuire, in quanto potere della volontà che è facoltà della natura umana, il fatto di scegliere. La dinamica del rapporto della grazia con la natura è illustrata con chiarezza e con potenza espressiva nelle sue varie forme e modalità dalla teologia di San Paolo, che ci mostra da una parte l'iniziativa e la gratuità della grazia, che precede, che accompagna, che porta a termine il cammino spirituale dell'uomo dal peccato alla giustizia, e poi il progresso nella stessa giustizia, che porta avanti il processo della liberazione dal peccato, della crescita nella santità, fino al compimento finale, alla risurrezione futura. Allora ci chiediamo, qual è quindi il rapporto tra natura e grazia? L'opinione di San Tommaso è illuminante. Dice Tommaso, la grazia presuppone la natura, alla quale si aggiunge come una realtà nuova e gratuita, cioè non dovuta all'ordine naturale, il quale però ne ha strettamente bisogno, in vista della sua finalità soprannaturale, sempre supponendo che Dio abbia voluto liberamente elevare una natura razionale ad una tale finalità soprannaturale. Tanto Tommaso è di una chiarezza straordinaria, è la sintesi fondamentalmente di tutta quella teologia, di quelle problematiche teologiche che nascono in ambiente medievale e che si concludono o dovevano concludersi appunto con la straordinaria sintesi tomista. La natura quindi è presupposta alla grazia, come il perfettibile è presupposto alla perfezione. Così la legge divina, quella rivelata, aggiunge qualcosa a quella naturale, ma suppone anche quest'ultima e quindi non è un'aggiunta del tutto estranea. Se la grazia è più efficace perché raggiunge fini più alti, la natura, d'altra canto, è più essenziale riguardo ad ogni cosa di cui è natura e perciò anche riguardo all'uomo. San Tommaso, ad esempio, ne deduce la necessità di far precedere il battesimo, si intende quello degli adulti, da una istruzione di ordine naturale nella catechesi, la preparazione al battesimo, le catechesi preparatorie, il catecumenato, potremmo dire oggi. La vita di grazia, cioè questa rigenerazione, suppone la vita di una natura razionale che rende capaci, sul piano naturale, di accogliere la dottrina rivelata. La ragione Dio ce la dona per un motivo semplice che dobbiamo anche usare.
Quindi la grazia perfeziona la natura, non la distrugge né la toglie di mezzo. Perciò anche la ragione serve alla fede e l'inclinazione naturale della volontà è alla base della carità. La grazia poi perfeziona la natura secondo il modo della natura stessa. Dio rispetta la natura in genere, muovendola in modo naturale, in quanto è naturale ad una natura inferiore di essere mossa da una natura superiore. Ogni creatura è per natura sottomessa a Dio e perciò tutto ciò che Dio fa in essa è naturale, anche se talvolta non è naturale secondo la natura particolare della cosa in cui si rivolge l'azione divina, come ad esempio l'illuminazione di un cieco o la risurrezione di un morto, insomma un miracolo è che travalica chiaramente la razionalità e la natura stessa, ma i miracoli, sappiamo, sono molto rari. Allora, la beatitudine, che è al di sopra della natura, in quanto l'uomo non vi può arrivare con le sole sue forze naturali, ma secondo la natura dell'anima razionale, in quanto l'anima è capace della conoscenza di questo, in quanto è creata a immagine di Dio. Quindi la beatitudine in Dio ha bisogno di tutto questo. La perfezione soprannaturale della visione beatifica può essere raggiunta solo per mezzo di un'istruzione gratuitamente concessa da parte di Dio. La grazia è un dono che non proviene dalla natura, ma si aggiunge ad essa come a una perfezione, ma non dovuta. Solo Dio può conferire la grazia, che è al di sopra di ogni facoltà della natura creata. Ed è per questo che Cristo istituì i sacramenti, che conferiscono la grazia, perché solo Lui poteva concedere la grazia, che non possiamo in nessun modo ottenere da noi stessi. Non per nulla i sacramenti, come definizione, sono appunto segni efficaci della grazia. Allora, tutto ciò che viene all'uomo in ordine alla salvezza è compreso nell'effetto della predestinazione. Anche la stessa preparazione alla grazia, quindi l'effetto della predestinazione, come abbiamo visto all'inizio, preso globalmente, non ha nessuna causa da parte nostra, ma solo da parte della volontà assolutamente libera di Dio. L'uomo è ordinato al fine ultimo soprannaturale ed ha bisogno di una conoscenza adeguata di esso. Ma siccome in questo fine è superiore alle facoltà naturali della ragione, è necessario che gli sia rivelato tutto ciò che è al di là delle capacità naturali del suo intelletto. Così l'uomo non può conoscere la grazia che è in lui, perché la sua presenza dipende unicamente dalla volontà divina, i cui decreti ci sono profondamente nascosti, ma si può conoscere o per congetture attraverso certi segni esterni o con certezza quando Dio concede una rivelazione particolare, o avere la consapevolezza sacramentale che nel momento in cui, ad esempio, si celebra l'Eucaristia, la Santa Messa, il Divino Sacrificio, lì vi è la grazia, quella grazia, quel dono straordinario che noi possiamo attingere a seconda delle nostre capacità. Il dono di grazia, allora, eleva l'uomo a qualcosa che è sopra la natura umana, attraverso l'infusione di quella grazia che abbiamo chiamato abituale. L'uomo, allora, è stato
gratuitamente elevato ad un fine soprannaturale, un dono che non poteva essere dato a delle creature inferiori, incapaci di arrivare ad un fine superiore alla loro natura. Ora, se l'uomo è ordinato ad un fine che è sopra la sua natura, deve avere i mezzi proporzionati al fine, e cioè deve avere un aiuto soprannaturale gratuito di Dio. La beatitudine perfetta, infatti, non può essere raggiunta dalla natura creata perché consiste nella visione dell'essenza stessa di Dio, nell'essenza divina. Né l'uomo né qualsiasi altra creatura può per natura sua conseguire la beatitudine perfetta, in quanto la sua forza, la sua azione è limitata, è soggetta alle leggi della natura. Se perciò avviene qualcosa di soprannaturale, deve essere per forza di cose attribuito a Dio. E così anche la beatitudine che eccede le capacità naturali delle creature. Solo Dio può causare il dono gratuito della beatitudine perfetta, la quale non si ottiene per natura, ma per grazia, come abbiamo visto. E la grazia a sua volta è ordinata alla beatitudine perfetta. Così, ad esempio, gli angeli furono creati immediatamente in grazia di Dio. Perché? Perché erano virtualmente destinati alla beatitudine soprannaturale. San Tommaso rivela quindi un grande senso per l'autonomia e la consistenza della natura nel suo ordine, per la superiorità della grazia, ma anche per la presenza in qualche modo, come dice, connaturale della grazia nel suo oggetto naturale, il quale non solo non è distrutto o danneggiato nella sua perfezione naturale, ma perfezionato, sopraelevato ad un livello più alto. Quindi, dopo il peccato originale, l'amore di Dio sopra ogni cosa è un amore soprannaturale di carità, fondato però sulla tendenza naturale ad amare Dio sopra ogni cosa, tendenza che raggiungeva il suo pieno effetto solo nell'integrità della natura, ma che rimane anche se deficiente nei particolari, quindi anche nella totalità dell'effetto connaturale, perfino in quello stato di natura decaduta, come una, potremmo definirla, una disposizione di base. L'amore naturale di Dio, sopra tutte le cose, non è però la carità. Il primo, infatti, riguarda Dio come fine di un bene naturale, quest'ultima, invece, tende ad una vera e propria quasi società spirituale con Dio, questo oggetto della beatitudine. L'amore di carità, strettamente soprannaturale, supera la capacità della natura, in quanto suppone quella rivelazione gratuita dell'amore di Dio. L'amore di amicizia è infatti reciproco, è comunione di beni divini. L'amicizia è fondata di una comunione. La gratuità, quindi, che è sottolineata particolarmente nella caratteristica della grazia di essere un dono di Dio eccedente la natura creata, in quanto rende partecipi della natura divina. Perciò esclude il merito, in quanto un dono è concesso gratuitamente senza un merito previo o anche previsto come futuro. Diversamente sarebbe una ricompensa e non un dono vero e proprio. La natura è gratuita perché non meritata. I doni di grazia sono gratuiti non solo perché non meritati, ma anche perché aggiunti alla natura stessa.
Ricordiamo che Dio non è tenuto a creare l'uomo, ma se lo crea, lo crea necessariamente nella sua natura che gli è dovuta. Non necessariamente lo crea in grazia, la quale invece supera la sua natura come un dono non dovuto ad essa. Il Santo Padre, nell'omelia a Santa Marta, il 19 dicembre del 2019 e la seguente messa della notte di Natale, ha parlato proprio della gratuità della grazia in rapporto alla salvezza e al peccato. E ha insistito nel sottolineare la gratuità della grazia e sul fatto che, parole del Sommo Pontefice, il peccato è la voglia di redimere noi stessi. E ha detto inoltre che il peccato è non custodire la gratuità. Se tu non ti affidi alla gratuità della salvezza del Signore, non sarai salvo. Nessuno di noi merita la salvezza. Parole di Papa Francesco. La grazia in generale è gratuita, in quanto è un beneficio divino di incommensurabile valore che non può essere meritato, comprato o pagato o acquistato con qualche opera o prestazione umana. Se esistono benefici impagabili e senza prezzo sul piano umano, tanto più senza prezzo ed impagabili sono i doni della grazia, il cui valore è infinitamente superiore ai massimi beni della vita umana. Quanto alla frase del Papa, nessuno di noi merita la salvezza, dopo quanto detto, possiamo comprendere come essa debba essere intesa. Essa va intesa come esclusione di meriti semplicemente umani, precedenti alla grazia, i quali supporrebbero, come credette Pelagio, che l'iniziativa della giustificazione non spettasse alla grazia, ma la volontà umana. Ricordiamo a questo punto che cos'è in generale il merito. È l'esigenza di una giusta retribuzione, premio o castigo, da parte dell'autorità umana o divina, per un'opera buona o cattiva, in grazia o contro la grazia, compiuta da un agente dotato di libero arbitrio, uomo o angelo. È chiaro che i nostri meriti non solo non sono una partecipazione a quelli di Cristo, i quali, essendo il Figlio di Dio, ha meritato in una misura assolutamente sufficiente e sovrabbondante, mentre a noi, per misericordia del Padre, viene concesso di meritare, compresa la Madonna, in modo solo conveniente e anche per pietà per noi. Il nostro vanto, pertanto, come dice San Paolo, non sono tanto i nostri meriti, che sono pur reali, e sarebbe ingratitudine a Dio misconoscerli, quanto piuttosto quelli di Cristo crocifisso. Occorre dunque meritare il premio celeste. Come avverte il Catechismo di San Pio X, non ci si può illudere di salvarsi senza merito. Il regno dei cieli è conquistato, come dice Gesù, dai violenti, naturalmente non nel senso di chi si lascia vincere dall'ira, ma in quanto nel violento si esprime una forte energia della volontà. E San Paolo paragona il paradiso alla corona conquistata dall'atleta che gareggia nello stadio al fine di conquistare il premio. Il paradiso è il salario dell'operaio, il paradiso è il tesoro celeste, è la perla preziosa. Certo che questo è gratuito, non può essere pagato, comprato, meritato o compenso di un'opera. Tuttavia Dio non ci salva incondizionatamente, ma a condizione, ce lo dice espressamente, che osserviamo i comandamenti. Dire che la salvezza è gratuita non esclude che essa debba essere meritata, anche se ciò
a tutta prima sembra una contraddizione. E invece occorre distinguere due punti di vista o piani di azione differenti e la contraddizione si scioglie. Alla salvezza, infatti, concorrono due principi o fattori, l'azione divina e l'azione nostra. Da parte di Dio è gratuita, ma da parte nostra deve essere meritata con le buone opere. Non è quindi vera umiltà quella di chi dice di non aver nessun merito. È infatti un brutto segno quello che ci dice una cosa del genere, perché vuol dire che non ha trafficato i talenti ricevuti. Questo discorso può valere se riferito ad una grande grazia improvvisamente e inaspettatamente ricevuta, per la quale non si era affatto preparati, come per esempio l'incontro con una persona santa o il ricevere dallo Spirito uno speciale dono di sapienza o di fortezza. La consapevolezza dei propri meriti, delle opere buone compiute di per sé, è utile e doverosa perché dà coraggio a proseguire, ci fa sentire Dio vicino. Ma tuttavia occorre fare attenzione a che non si insinui la superbia. E a questo proposito è molto istruttiva la parabola del fariseo e del pubblicano. Il fariseo non sbaglia nel presentarsi davanti a Dio ringraziandolo per le buone opere compiute. Quale coscienza più consolante in fondo della coscienza d'aver agito in buona fede, di aver evitato il peccato, d'aver compiuto il proprio dovere, di aver agito bene davanti a Dio, di aver fatto ciò che a Lui piace? Che cosa c'è allora che non va nel fariseo? Trascura di chiedere perdono dei suoi peccati. Si considera perfetto e superiore al pubblicano peccatore. Infatti, se per un verso noi compiamo opere buone, per altri versi commettiamo sempre dei peccati bisognosi di perdono. E qui abbiamo l'esempio del pubblicano. Cristo non parla dei meriti e delle opere buone del pubblicano. Ovvero, suo merito del pubblicano è proprio il fatto di chiedere perdono. Con questa parabola Cristo ci vuole insegnare che il merito più grande che abbiamo non è tanto di fare opere buone, che pure ci vogliono, ma è riconoscerci peccatori e chiedere perdono dei nostri peccati. Dunque, concludo, davanti a Dio non dobbiamo essere dei millantatori, degli esibizionisti, non dobbiamo fare la parte dei finti incapaci. Ma non dobbiamo neppure fare gli scrocconi o farci trascinare come pesi morti o peggio ancora fare il doppio gioco degli santarellini furbetti. Se Cristo ha dato tutto il suo sangue per noi, noi non dovremmo corrispondere con le nostre buone opere? Non tiriamo fuori scuse che siamo dei peccatori. Il Concilio di Trento ci ricorda che il nostro libero arbitrio è ferito, ma non distrutto. Che ne pensi, Lutero? Dio fa sempre la sua parte col donarci sempre la sua grazia. Ma per salvarci occorre che anche noi facciamo la nostra parte, obbediamo ai suoi comandi ed evitiamo di disobbedire. Ci ha lodato Gesù Cristo.